Ciao a tutti, è un'epoca che non registro un video così, ma eccomi qua. Questo sarà un piccolo video ricordo sia per me ma anche per voi, un po' del percorso di laurea che ho fatto in questo anno appena passato. E mi sono laureata, come avrete visto dal mio Instagram, se non mi seguite ve lo lascio qui sotto, 16 dicembre, ed è stato insomma il coronamento di un percorso molto molto lungo, cioè molto lungo, insomma molto intenso, in realtà 3 anni non sono tantissimi, al quale comunque avete partecipato sempre attivamente e quindi avevo piacere di insomma terminare questo percorso anche raccontandovi un po' com'è andata, qual è stata la scelta del mio elaborato di tesi, come ho passato la giornata in generale della mia laurea. Ok, ho leggermente cambiato l'inquadratura, spero che sia decente, e ho cambiato anche i luci in camera, insomma, ho fatto un po' di cambiamenti, quindi spero che vi piaccia questa inquadratura. Comunque, niente, partiamo, iniziamo dalle origini, quindi un anno fa, a dicembre appunto del mio terzo anno di università, ho iniziato a pensare a quale progetto di tesi fare perché non era ancora uscito il Covid, grazie a Dio, ma poi dopo poco ci ha praticamente rovinato le vite. Insomma, eravamo ancora in epoca pre-pandemia e quindi la mia convinzione era quella di laurearmi chiaramente a novembre 2020 come da percorso di studio. Quindi, insomma, ho cominciato a contattare un po' di professori. La mia idea era comunque quella di fare la tesi su un percorso pediatrico. E infatti così è stato. Quindi il mio consiglio in questo caso è quello di non contattare un professore così preferito o perché ha una buona nomina o perché vi è stato simpatico, ma contattate una persona che vi possa far fare qualcosa su un ambito che vi piace molto, perché è un lavoro sul quale dovrete starci tanti mesi, tantissimi, e se non vi piace diventa un incubo. Ovviamente non farò nessun tipo di nome, non entro nello specifico, che mi ha proposto un progetto pediatrico. Quindi la mia tesi, insomma il mio elaborato di tesi, che è una tesi di ricerca con un'indagine qualitativa, aveva lo scopo, insomma, di indagare alcune percezioni di genitori di bambini disabili, quindi il tema era la disabilità del bambino, quindi pediatria, e abbiamo insomma intervistato i genitori. È stato un percorso molto molto bello. Nei primi momenti ho fatto un po' di revisione della letteratura, ovvero si va a cercare su alcune banche dati tutti gli articoli che già esistono sul vostro argomento. E dopodiché, una volta cercati questi articoli, si vanno a mettere in alcune tabelle, insomma, si fa un riassunto di quello che si è trovato. Dopodiché è iniziato il mio lavoro di indagine vera e propria. Poi, insomma, è uscito il Covid, quindi questi mesi sono stati un po' travagliati, insomma, il primo lockdown per intenderci è stato un po' così. Facevo magari le cose al PC, da remoto. Quest'estate ho cercato di tirare un po' le somme, insomma, del mio lavoro, anche se devo dire che le ultimissime interviste le ho fatte tipo a ottobre, perché poi la nostra sessione di laurea è stata rimandata a dicembre, causa sempre Covid, e quindi abbiamo avuto un mese del terrore. Io vi auguro a tutti i laureandi di infermieristica del prossimo anno di non essere più in questa situazione, perché veramente noi ne siamo usciti esauriti. Chiaramente loro hanno fatto il tutto per tutto per farci uscire in tempo con una laurea in mano, quindi non è assolutamente colpa del corso di studio, cioè di laurea, ma di questa pandemia, perché a partire da novembre praticamente abbiamo fatto tutto attaccato, cioè abbiamo fatto tirocinio a settembre, ottobre, anche ad agosto, a luglio, e poi abbiamo fatto l'esame di tirocinio 3, che era l'ultimo esame del corso di laurea per chi fa
sa che esame è, un esame molto pesante dove devi sapere un po' tutto il programma, insomma, un esamone con la E maiuscola. Abbiamo passato questo esame, per fortuna è andato molto bene, quindi me lo sono tolta. Dopodiché ho fatto l'esame di Stato, che è praticamente molto simile, dove viene appunto somministrato sempre un piano assistenziale di un certo caso clinico e orale. Quindi oralmente bisognava pianificare un'assistenza per un determinato paziente con una determinata patologia. Terminato questo, l'esame di Stato non dava un voto, bensì dei punti, da 1 a 4 punti, e questi punti si sommavano al voto di laurea finale, insomma. E quindi poi abbiamo fatto l'esame di Stato, io l'ho fatto l'11 e il 16 laurea. L'organizzazione della laurea è stata un delirio, nel senso che, come ben sapete, io vivo a Bologna, quindi l'Emilia-Romagna era zona arancione, quindi non importa che io vi stia a dire tutte i vari divieti, però i locali erano chiusi. Quindi, insomma, non avevo neanche modo di, non so, fare un pranzetto con pochi intimi. Perciò non ho potuto organizzare nulla fino tipo a 3 giorni prima, potete immaginare già l'ansia, la preoccupazione. Una volta finiti gli esami, in realtà, cioè, la strada è in discesissima. Però insomma, ho dovuto fare il PowerPoint della tesi, creare un discorso chiaramente, perché durante la discussione noi parliamo per 7-8 minuti, quindi ripeti il discorso tutto, tipo 8 volte al giorno. E poi il discorso corona, che adesso la vedete, è là, perché la sto facendo, come si dice, seccare, è veramente brutto. Vabbè, la sto conservando, ecco, poi la metterò in una scatola. E niente, insomma, quindi corona, vestito, cerca il vestito, le scarpe, un delirio. Tutto ciò in zona arancione. Poi per fortuna ci hanno sbloccati, siamo diventati zona gialla, perciò ho potuto organizzare qualcosa. Adesso vi racconto un po' come ho fatto, insomma, la mia giornata di laurea. Ed innanzitutto questo è il mio bambino. Questa è la tesi. Ho scelto di farla, in praticamente similpelle Bordeaux, che mi sembrava il materiale più, non lo so, più elegante anche per una tesi. La mia, vabbè, è molto molto grande, perché questo era il discorso, l'ho tenuto per ricordo. La mia è molto molto grande perché è di 190 pagine, è una tesi appunto sperimentale, un po' particolare, quindi l'ho dovuta fare fronte retro, perché se l'avessi fatta solo fronte sarebbe venuta il doppio di così. Niente, insomma, una tesi con un sacco di tabelle, tutto fatto ovviamente by me. E niente, quindi è stata una grande soddisfazione anche andarla a prendere, farla stampare, cioè bellissimo. Adesso chiaramente, non avendo fatto un vlog di quella giornata, cioè non ho proprio neanche avuto modo di organizzare un video vlog da girare, insomma. Nonostante avrei avuto tutti i dispositivi per farlo, avevo la GoPro, le macchine, il telefono, il drone, cioè, però non mi andava proprio, non ero nel mood. Quindi per questo motivo vi allegherò il video qua, tipo qua magari. Vediamo. E comunque quella mattina, che è stato appunto il 16, io discutevo circa a metà mattina, quindi ho chiamato qualche parente qua a casa, tutti con mascherina, distanze, eccetera, per seguire la discussione e la proclamazione. La discussione non ve la metto perché sono 8 minuti di video e cioè, perderebbe un po' valore, insomma. Magari vi metterò dei piccoli spezzettoni. Buongiorno a tutti, il presente laboratorio di tesi nasce dalla mia dedizione verso il mondo della pediatria. Sicuramente la difficoltà maggiormente emersa è stata la fatica emotiva. Questo è il cuore del mio laboratorio di tesi, ovvero il PDTA. Si è dimostrato di grande aiuto per ridurre il carico assistenziale e migliorare la qualità di vita di queste famiglie. Grazie a tutti, io ho concluso. Grazie. Che angoscia! Grazie.
Invece la lavazione ve la metto tutta, perché sono tipo 30 secondi, quindi ci sta. Anzi, ora ce la guardiamo insieme. Io ve la metto qua e io me la guardo dal telefono, tanto è lo stesso identico video. Bene. E allora la successiva candidata è Matilde Doglione. Eccomi. Ecco, Matilde. Allora, signorina Doglione, in nome e per conto della commissione che oggi presiedo, per i poteri conferitemi dall'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, avendo preso atto del suo curriculum studiorum e dell'elaborato finale, la dichiaro dottoressa in infermieristica con una votazione di 110 su 110 e tutti gli onori e privilegi connessi. Congratulazioni. 10 su 110 e tutti gli onori e privilegi connessi. Congratulazioni. Grazie. Stupita e niente, molto molto contenta. E poi nulla, dopo praticamente siamo andate a pranzo fuori, perché i ristoranti erano già aperti, sempre con pochi intimi familiari, in un ristorante bellissimo, meraviglioso qua un po' fuori Bologna, cioè fuori Bologna in realtà no, un po' in periferia. E dopo nel pomeriggio sono uscita in centro a Bologna perché volevo assolutamente delle foto con i must, tipo le torri, la basilica, San Petronio, e quindi sono andata in centro e ho festeggiato un po' con i miei amici, insomma, tanto era consentito, sempre con tavoli distanziati nei vari locali, e niente, abbiamo fatto un merenda aperitivo, una cosa molto sobria in realtà. Mi hanno fatto vestire da capo cantiere edile, tipo con quei giubbotti fluorescenti, gli occhiali, una cuffia giallo fluo orribile. Insomma, mi hanno fatto divertire un sacco. È stata una bellissima giornata, regali meravigliosi che proprio non mi aspettavo assolutamente. La cosa più bella chiaramente di tutto ciò è che è volato questo momento, è stato un momento di gioia enorme, volevo condividerlo con voi perché mi siete sempre stati molto molto vicini da quando ho iniziato l'università, ma anche da molto prima, c'è chi mi segue dal liceo. E quindi niente, questo è quanto. Adesso oggi ho iniziato a lavorare in ospedale e è bellissimo, cioè è proprio il mio mondo, quindi sono molto molto felice. Niente, detto ciò, vi saluto da lontano, da me e il mio maglione oversize. E niente, detto ciò, ci rivediamo, ci riaggiorniamo. Non so dirvi quando, perché in realtà sono un po' così, ballerina. È un po' saltuaria la mia pubblicazione di video, però se avrò qualcosa magari di cui aggiornarvi o da raccontarvi, molto volentieri. Quindi niente, grazie per la visione e alla prossima. Ciao.